A coordinare gli accertamenti è il sostituto procuratore Markus Mayr. La magistratura intende accertare ogni eventuale responsabilità di quella che può essere definita a ragion veduta una tragedia sfiorata. Ieri verso le 18, nella fossa dell'area del trituratore dell'inceneritore di Bolzano Sud, si è verificata un'esplosione che ha dato vita poi ad un incendio. L'addetto alla gru per la movimentazione dei rifiuti ha rischiato la vita e solo in extremis è riuscito ad allontanarsi dalla zona. A quanto pare nella fossa è finita una bombola a gas. Come c'è finita è tutto da verificare e sarà compito della procura. Intanto il sindaco di Bolzano, Luigi Spagnoli, esprime rabbia e sconcerto. Preoccuparmi no, nel senso che, come si è visto, l'intervento è stato immediato, l'inceneritore è stato spento, quindi pericoli non se ne sono creati. L'inchiesta penale ritengo sia dovuta, quindi è giusto che parta, ma il problema vero è che è arrivato all'inceneritore un qualcosa che doveva essere intercettato prima. È già successo altre volte, è già successo in passato che è arrivato, ci ricordiamo, di una carcassa di automobile che era finita nell'inceneritore e adesso questa che pare essere una bombola ma non si sa bene, ma non è possibile, ripeto, non è possibile che chi conferisce non abbia fatto prima un vaglio. Ora io mi sento di dire che la SEAB in questo è attrezzata e quindi i rifiuti che arrivano da Bolzano sono rifiuti in qualche modo controllati, evidentemente dal resto della provincia, che ricordiamo prima conferiva altrove i propri rifiuti e solo con il nuovo inceneritore ha come terminale unico l'inceneritore di Bolzano, ebbene dal resto della provincia ci si deve aspettare, è necessario aspettarsi una maggiore attenzione, perché se non c'è una maggiore attenzione poi le conseguenze ricadono sulla comunità bolzanina. Ne parlerà in sede di consorzio dei comuni? No, ti parlerò sì, ma credo che a questo punto con quello che è successo automaticamente la polemica nascerà. E io resto convinto della bontà della decisione di portare tutti i rifiuti residui della provincia qui, farli incenerire in modo che occupino in discarica meno spazio, perché abbiamo problemi di spazio nelle discariche, però ci vuole un sistema che funzioni perfettamente. In questo momento dobbiamo dire non è così perfetto come dovrebbe essere.